fanno calcoli di astronomia e continuamente pone problemi e cose di questo genere. Vedete, aveva uno strumento enorme, un sestante del raggio di 36 metri, che arrivava a separare fino a 180 secondi d'arco, quindi per l'epoca un qualcosa di eccezionale. Per superare questo dobbiamo arrivare praticamente al Tycho Brahe, che parliamo di astronomia pre-telescopica, no? Quindi tutto questo ovviamente per migliorare quelle basi numeriche che permettevano di prevedere la posizione dei pianeti. A che scopo? Astrologico, no? Penso che nessuno abbia dei dubbi in proposito. E difatti lì vengono compilate le Ogige Soltanì, cioè le tavole del sultano, relative a 994 stelle. Poi ovviamente si scoprono tutta una serie di cataloghi precedenti compilati in area araba e quindi bisogna fare tutta una complessa rideterminazione, cui vengono aggiunte 27 stelle dal libro sulle stelle fisse di Asufi, che è un altro persiano. Vedete come è disseminata la storia di questi persiani, che è un traduttore dell'Almagesto e nel quale lui riporta le posizioni ricalcolate delle stelle. E questo di lui vi dicevo che aveva lavorato questo Al-Kashi, che è un matematico che ha dato poi, tra le altre cose, uno sviluppo alle tavole trigonometriche, sono arrivate ai 10 decimali. Cioè, al di là del bisogno, perché la precisione delle misure certamente non richiedeva altrettanta precisione della base numerica utilizzata per il calcolo. La trigonometria, in asse sferica, perché applicata all'astronomia, diventa piana dopo, quindi qui che avviene la separazione trigonometria sferica e trigonometria piana. L'astrolabio è lo strumento principe di quest'epoca, è lo strumento che è stato anche il simbolo del mondo persiano. Tutti hanno scritto di astrolabi. L'astrolabio era trattato in moltissimi documenti perché era uno strumento che serviva a due scopi. Uno era quello di calcolare, conoscendo l'ora, la posizione delle stelle nel cielo, perché con queste sappiamo chi è l'ascendente, il discendente, dove il pianeta, cose varie, e si possono fare gli oroscopi. Viceversa, osservando il cielo, noi possiamo sapere l'ora e quindi stabiliamo le ore della preghiera islamica. Quindi c'erano due usi completamente complementari, a seconda di come veniva usato lo strumento. Allora, l'astrolabio ha un precedente, non sappiamo chi sia questo Musa, lo strumento si trova a Oxford. È una robetta di 83 mm di diametro, ha questo reticolato che voi vedete, questo reticolato è il reticolato delle coordinate locali, cioè questo qui sopra dove va a convergere questi qui, non è il polo, questo è il polo che lega tutta la volta celeste, vedete queste sono le stelle, questo è lo zodiaco che è inclinato. Ma il reticolato invece è quello delle coordinate d'altezza. Allora qui la donna delle pulizie è passata, ha spostato e ha messo il polo esattamente allo zenith. Così lo strumento adesso è utilizzabile dagli osservanti, no? Perché vedete, ha messo lo zenith proprio nel polo. In generale invece noi dovevamo vedere questo in un'altra posizione a 45 gradi, passando a 40, no? Ma sapete, la potenza delle donne che si tiene in musei si sarebbero le coordinate azimutali. Sì, queste sono le coordinate altoazimutali e questo invece è il reticolato celeste, no? Con tutto quello che vedete, ci sono le stelle che sono indicate da questi punti. Allora, per capire come funziona, la proiezione che viene fatta da questo strumento. Allora, da una posizione estrema opposta al polo avviene questa proiezione e otteniamo quello strumento lì, che è l'astrolabio tradizionale che noi abbiamo, no? Avuto da questi signori. Ecco qua, questo è l'astrolabio, ecco.
ve lo metto qua così lo vedete meglio. Qui queste sono le stelle che sono indicate dalle varie punte, dietro c'è il reticolato altazimutale. Qui è realizzato in trasparenza, invece questo qui è realizzato con un sottofondo che è regolato per una certa latitudine, perché io posso avere lo zenit qui, posso avere più giù, posso avere un'altra posizione. La parte invece mobile, quella più scura, quella è fissa, perché è la proiezione praticamente delle stelle in direzione delle quattro ore dal polo proiettate a terra. D'accordo? Allora, astronavi, eccolo, vedete qui, ancora meglio, vedete? Le coordinate altazimutali, vedete che sono spostate, no? Mentre questo è il polo e questo è l'articolato delle stelle. Ogni punto rappresenta una stella. Qui veniva scritto il nome della rispettiva stella. Non molte, una ventina o una trentina, dipende dalla dimensione dell'astronavio, che andava dai 20 ai 40 centimetri. Allora, cosa si faceva con l'astronavio? Si misurava l'altezza di una stella, qui c'è un cerchio graduato. Una volta che sapete l'altezza della stella, prendete la stella, la spostate finché tocca il cerchio d'altezza a essa corrispondente, che avete misurato, e avete l'aspetto della volta celeste del momento. Quindi l'aspetto della volta celeste che cosa significa? Significa che vedrete il segno che si trova all'orizzonte, quindi l'ascendente, il discendente, ci sono varie divisioni per sapere le altre case, cioè quello che serve per fare il pronostico. Altro uso, che è poi il contrario, voi sapete l'ora, regolate l'indice in base a giorno e ora e conoscete la punta celeste. Conoscete la posizione della stella sul rispettivo cerchio d'altezza e potete calcolare l'ora. Le due cose sono reversibili. D'accordo? Allora, questo strumento non sappiamo chi l'ha inventato. Il primo trattato è attribuibile a quel Giovanni Filopono, di cui abbiamo parlato in occasione di Galileo, perché è uno dei primi che critica la teoria dei moti di Aristotele, ecco, si diffonde molto nel mondo islamico perché proprio corrisponde a questo bisogno, calcolo dell'ora, delle preghiere e viceversa. Questo è un esempio, vedete, qui è molto più chiaro, che semplificato, vedete le coordinate locali, questo è lo zenith dell'osservatore, ogni punto rappresenta la stella, qui c'è il nome della stella, vedete, su ogni punto è segnato il nome delle stelle, qui scritto con la grafia islamica, che è una grafia allungabile, si copre l'arco dei 30 gradi di ciascun segno zodiacale, poi ci sono i segni proprio cui finisce ciascun segno zodiacale, e quindi questo risolve tutti i problemi che servivano all'epoca. Come vi dicevo, poche stelle, le più visibili, che però facevano funzionare molto bene la cosa. Ecco, adesso noi vediamo cosa accade di questo strumento in ambito persiano. Allora, cosa accade di questo strumento? Andiamo un momento indietro. Voi capite che questo oggetto non si crea in un giorno. È un oggetto che va in mano degli esperti. Per creare questo oggetto bisogna lavorare di fino, fare tutte le parti, le iscrizioni, le varie cose, tra l'altro